perché questa sera presentiamo la manifestazione che partirà giovedì 19 fino al 22 Civitanova. Purtroppo la conferenza stampa era stata organizzata in modo diverso, avevamo pensato insieme agli organizzatori di presentare questa manifestazione nel cortile di questo palazzo, di Palazzo Gallo. Però purtroppo dopo la brutta vicenda di sabato pomeriggio, che conoscete un po' tutti, purtroppo è successo un brutto incidente ad un dipendente di un'impresa di pulizie che stavano facendo i lavori proprio per questa manifestazione. Quindi siamo stati sensibili in questo e quindi abbiamo cercato di fare una conferenza stampa un po' più ridotta. Quindi anche nel ricordo di Rocco Rizzo, questo ragazzo appunto che era alle dipendenze di questa impresa di pulizie. Allora, oggi siamo qui dopo alcune settimane di lavoro per comunicare alla stampa la 4 giorni che vedranno tante manifestazioni, un ricco programma all'interno di Civitanova. Rispetto all'anno scorso, noi questa amministrazione per il secondo anno ha voluto fortemente questa manifestazione. L'anno scorso, anche se ci eravamo insediati da poco tempo, abbiamo cercato di fare l'impossibile per organizzarla, l'abbiamo organizzata in maniera più ridotta e con meno risorse. Quest'anno diciamo che abbiamo cercato di lavorare per tempo e siamo fiduciosi che abbiamo fatto un buon lavoro. Dico abbiamo fatto un buon lavoro perché in questa conferenza io vorrei ringraziare non solo luoghi comuni o fare retorica, la Proloco che ha collaborato fattivamente insieme all'amministrazione comunale, ma non solo la Proloco, io in modo sentito ringrazio tutte le associazioni culturali di questa nostra città dove sono state sensibilissime a questo appuntamento e quindi per loro ritengo sarà anche una vetrina importante, perché io l'ho ribadito spesso che abbiamo tantissime associazioni culturali in questa città e forse nell'intero territorio dove possono essere sicuramente una ricchezza dal punto di vista culturale e sociale. Quindi sono stati al nostro fianco, abbiamo avuto anche suggerimenti e stimoli da parte di queste associazioni e io quindi colgo l'occasione per ringraziarli. Rispetto all'anno scorso l'appuntamento sicuramente è più ricco perché il calendario sicuramente prevede 4 giorni da giovedì a domenica con tantissimi appuntamenti veramente variegati. Abbiamo pensato logicamente alle tradizioni popolari, quindi con prose, con altre manifestazioni, poi abbiamo pensato all'artigianato, abbiamo pensato anche logicamente alla promozione dei prodotti tipici, delle eccellenze del nostro territorio e in questo caso mi va anche di ringraziare innanzitutto per la sensibilità che ha sempre il presidente dell'ente parco che in qualche modo ci ha dato anche lui un supporto e i sindaci del territorio. Perché dico i sindaci del territorio? Quest'anno abbiamo voluto caratterizzare questa manifestazione attraverso questo slogan che noi ci portiamo dalla campagna elettorale, dal dire al filo rosso, cioè non chiuderci soltanto nella nostra realtà e quindi nella nostra comunità, ma abbiamo cercato di interloquire con i sindaci del territorio. Infatti parteciperanno anche alla manifestazione con lo stand istituzionale e anche con gli stand tipici dei prodotti appunto di eccellenza dei propri territori, il comune di Saracena, il comune di Mormano, il comune di Morano, di San Basile, di Civitanova e di Frascimento, perché al di là dell'occasione dell'evento di Civitanova io ritengo che questo territorio deve essere su tante situazioni molto più omogeneo rispetto ad un passato dove questo territorio era anche sfilacciato. Rispetto anche all'anno scorso abbiamo fortemente voluto anche che si allargasse il perimetro del borgo antico. L'anno scorso è stata caratterizzata più che altro
davanti al Castello Aragonese e davanti al Protoconvento. Quest'anno, attraverso il lavoro che abbiamo fatto, e quindi ringrazio anche la disponibilità che hanno dato i residenti del Borgo Antico, che hanno condiviso anche alcune scelte di questa amministrazione e di tutte le associazioni che hanno collaborato per questo evento, sarà, diciamo, un perimetro, una superficie molto più ampia. Infatti partiamo dal Castello Aragonese e quindi pertanto l'evento scenderà addirittura fino alla chiesa di San Giuliano, quindi abbiamo cercato di occupare un po' tutto il perimetro. Ci saranno anche visite guidate. E abbiamo fatto anche la richiesta ai monumenti storici, quindi alle due chiese, sia la Santissima Trinità che la chiesa di San Giuliano, che da giovedì a domenica le chiese rimarranno aperte per i visitatori, quindi mi auguro anche per turisti che verranno fuori da questo territorio, così come il Protoconvento che con i suoi musei all'interno, la Pinacoteca e il Museo Archeologico, e il Castello Aragonese con la Torre Infame saranno aperti per l'intera manifestazione. Questa amministrazione non vuole, come dicevo poc'anzi, finalizzare soltanto Civitanova e quindi la rivalutazione del Borgo Antico solo per questa manifestazione. Noi come amministrazione ci siamo dati anche un programma che vogliamo sviluppare in questi anni affinché possiamo dare al Borgo Antico una vitalità che può creare anche un indotto economico e culturale maggiore, anche perché crediamo fortemente nelle potenzialità del nostro Borgo Antico e in virtù, attraverso anche, diciamo, l'appoggio e il dialogo costante che stiamo avendo con i sindaci e con gli amministratori del territorio, vogliamo creare veramente un angolo, un polo culturale di questo nostro territorio. Ripeto, il calendario è ricchissimo, abbiamo cercato anche attraverso una promozione, quest'anno abbiamo un tantino investito sulla promozione. Io sono molto soddisfatto che in queste settimane ho letto di questo evento anche su giornali a carattere regionale. Abbiamo avuto una mezza pagina qualche giorno fa sulla Gazzetta del Sud, la pagina regionale, e poi siamo stati sempre presenti sugli altri quotidiani regionali. Quindi noi, ripeto, abbiamo fatto l'impossibile affinché anche con poche risorse, perché non abbiamo, e questo lo voglio anche sottolineare, perché magari in questo momento particolare questa amministrazione può essere additata di critiche, noi con le stesse risorse dell'anno scorso abbiamo messo in calendario un evento sicuramente molto più importante rispetto all'edizione 2012. Abbiamo avuto anche la sensibilità di tanti sponsor, quindi ringrazio anche le associazioni di categoria, qui rappresentata dal dottore Fazio, da Daniela Ronne, dal dottore Baccetta, che sono stati anche insieme a noi costantemente al tavolo per l'organizzazione di questo evento. Quindi non ci rimane altro che iniziare questo appuntamento giovedì con la speranza che questo appuntamento sia un viatico per rivivere il centro storico quotidianamente, costantemente, per quanto riguarda questa città e il nostro territorio. Grazie. Mi farebbe piacere che coloro i quali sono al tavolo, poi prima di sentire magari la stampa, magari dicessero le loro impressioni e le loro opinioni, anche perché sono persone che hanno lavorato costantemente in queste ultime settimane insieme all'amministrazione e insieme, diciamo, al direttore artistico della Provotto. Io darei immediatamente la parola al presidente dell'ente parco Mimmo Pappalè. Sì, grazie, sono molto lieto di essere qui per accompagnare questa ennesima iniziativa, a sfondo culturale, che si realizza qui a Castrovilla. Voi sapete che l'amministrazione che guido è ormai di fatto ha adottato, se così posso dirlo, una
serie di iniziative che devo dire hanno riempito questo nostro territorio di tante persone, di tanti soggetti, ed è stato assolutamente importante. Ne abbiamo già discusso in altre occasioni, ovviamente non ci voglio tornare, però per noi è stato un motivo di orgoglio partire, quando parlo dei grandi eventi del parco, partire proprio qui da Castrovilla con il carnevale della città di Castrovilla e del Pollino, organizzato anche in questo caso dalla Prologo. E abbiamo completato questo straordinario giro che è passato per Primavera dei Reali, per l'estate internazionale del folklore, si è completato proprio la settimana scorsa con la straordinaria chiusura che abbiamo avuto del Perugino Jazz Festival dell'Associazione Pitta. E quindi, dicevo, noi siamo molto contenti di aver sostenuto con grande forza queste iniziative. Su Civitanova, io voglio dare atto all'amministrazione comunale, all'amico Enrico Ligeri, all'assessore, di avere in animo, insieme alla Prologo, insieme a tutti gli altri organizzatori, di rilanciare questa manifestazione che ebbe i suoi annali qualche anno fa in questa città, poi ha vissuto una fase, diciamo, di sospensione, ma adesso c'è questa voglia di riprenderla alla grande. Io stasera, Nico, sono qui per dire che ragioniamo non solo a partire da questa edizione, che diciamo il fatto è consumato, però io credo che nella prospettiva, per le cose che io ho sentito, credo che anche questa iniziativa possa sicuramente meritare un'attenzione maggiore, perché in questa ci vedo due cose importanti, lo dicevo poco fa in una televisione. La prima, il fatto che si realizza all'interno del centro storico di Castrovilla, quindi questo richiamo non solo al vecchio borgo, ma questo richiamo all'identità di questa città, alla storia di questa città, e quindi è un fatto molto significativo. Voi sapete che il parco proprio in questi mesi sta spingendo molto nell'ambito dell'associazione dei borghi più belli d'Italia per favorire l'ingresso anche di altre realtà, e noi oggi possiamo annoverare sul versante calabrese la presenza all'interno dei borghi più belli d'Italia di comuni come Morano Calabro, come Civita, e di questi giorni è stata approvata anche la candidatura del comune di Agnino. L'altra cosa che voglio dire, lo dico anche ai giornalisti e poi tutto, io ho visto che a questa manifestazione anche la presenza delle organizzazioni agricole professionali è una testimonianza, ci sarà questa presenza del mondo delle produzioni, del mondo dell'artigianato. Allora io faccio stasera formalmente questa proposta al comune di Castrovilla e alla Prologo. Per la verità io l'avevo fatta già qualche anno fa a chi amministrava questa città, quando ci fu proposto di organizzare una sorta di fiera campionaria. Io dissi che era sbagliata l'idea di fare una fiera campionaria in questa città per mille ragioni, perché anche quella che fanno a Corigliano, che aveva la fiera ionica, che ha avuto anche punte di 70-80.000 presenze, poi ha manifestato alcune difficoltà. Io credo invece che se accompagniamo Civitanova con una grande mostra delle produzioni di qualità e di eccellenza del nostro territorio, dell'artigianato tipico, io credo che può diventare un fatto non solo di carattere regionale, ma noi possiamo su questa iniziativa portare quantomeno tutti i grandi territori avvocati del sud d'Italia. Io credo questo di poterlo assumere, questo impegno, avendone già parlato diffusamente in precedenza con tutti gli altri colleghi dei parchi che dal Cilento attraversano l'Appennino Lucano, il Gargano, l'Alta Murgia Materana e Pugliese, la Sila e la Spromonte. Potremmo, Nico, far diventare, accompagnare già in questi eventi di Civitanova con questo suo tratto identitario, però organizzare nel solco di queste iniziative e accompagnarla anche con questa sperimentazione. Anche perché, chiudo, non siamo all'anno zero per questo. Qui ci sono alcuni testimonial del progetto Banca delle Qualità, quello che poi se va sul sito è chiamato Pollino, Pimpolo e Tispinze. Lì noi abbiamo portato alla ribalta le eccellenze di questo territorio. Quindi non siamo all'anno zero, c'è questo portale molto significativo. E io credo, Nico, che se lavoriamo nel solco di questa idea, qui su Castrovillari, il Castrovillari può diventare anche il punto di attrazione, peraltro tu sei pure assessore alle attività, diciamo, produttive,
può diventare anche un grande attrattore sotto questo profilo. Io ve la lancio l'iniziativa, avendolo già fatto in passato, però in passato mi fu detto, Gerardo, che bisognava fare una fiera in cui ci fosse, non si potesse esporre tutto. Vi ricordate sia la sperimentazione che fu fatta all'area Mercatale un anno e poi successivamente lungo via Roma. Quindi, buone esperienze, però poi alla fine sono rimaste lì, non hanno lasciato traccia. Io credo che oggi, se si vuole lanciare la sfida sta sul terreno della qualità. E da questo punto di vista io credo che insieme le istituzioni locali, la grande istituzione che presiede a queste potenzialità che è il Parco, insieme alle realtà locali, ma soprattutto insieme al mondo associativo, saluto pure io positivamente la presenza delle confederazioni agricole, io credo che insieme possiamo fare un grande lavoro. Peraltro potendo contare, io questo lo dico e ve lo sto dicendo da tempo, questa città è una città che è fortunata perché gli amministratori di questa città, al di là di chi sono, al di là se sono adesso lì, però possono contare su questa vasta rete di associazionismo che è straordinaria, che è in grado di allestire e di organizzare eventi di primo ordine. Perché non provarci? Perché non cominciare a ragionare per il futuro anche su questa idea in cui Civitanova possa avere anche una sorta, diciamo, di iniziativa che riguarda le attività di produzione di qualità e l'artigianato di qualità, accompagnando questa iniziativa che già di per sé è un grande biglietto da visita. Quindi auguri per questa iniziativa, ma la mia presenza, ripeto, voleva essere qui non solo di auguri, ma anche per cogliere l'opportunità di lanciare anche un'idea con uno sguardo sul futuro. Quindi complimenti di nuovo e auguri per questa. Presidente, dicevo in premessa nella mia relazione, ho ringraziato tutte le associazioni, in modo particolare la Proloco che ha collaborato con l'amministrazione comunale, è stata veramente fattiva sotto gli aspetti. Quindi, pertanto adesso ascoltiamo il presidente della Proloco e poi il direttore artistico Gerardo Bonifari. Buonasera a voi tutti per essere qui per la presentazione di questa edizione di Civitanova. In effetti noi già l'anno scorso realizzammo con entusiasmo, anche se in maniera abbastanza veloce, in maniera rapida, come diceva l'assessore Di Genio, quando Gerardo Bonifaci, nella sua qualità di direttore artistico della Proloco, cominciava a sentire la disponibilità di coloro i quali avrebbero dovuto partecipare o addirittura fare della semplice manovalanza durante Civitanova, c'era nell'aria questo entusiasmo. Questo faceva capire che già eravamo partiti con il piede giusto, e poi i fatti in effetti ci hanno dato ragione, nel senso che il consenso che la popolazione ha tributato all'edizione Civitanova dell'anno scorso è sotto gli occhi di tutti. Per cui siamo felici di organizzare insieme all'amministrazione comunale di Castrovillari anche questa edizione di Civitanova, che sicuramente sarà più armoniosa, più perfetta e più razionale rispetto a quella organizzata l'anno scorso, che, come torno a ripetere, comunque è stato un successo. All'epoca sorsero delle attività di ristorazione in maniera spontanea, in maniera così estemporanea, giusto per Civitanova. Strutture che poi sono rimaste praticamente alcune per un periodo di tempo, ma un'altra è viva e vegeta ed è un punto di riferimento della ristorazione del centro storico. Quindi questo ha significazione che Civitanova aveva centrato perfettamente il suo obiettivo. E sarebbe stato un peccato mortificare questa manifestazione sopprimendola dal calendario degli eventi della città di Castrovillari. Per cui è giusto che Civitanova viva e viva anche a lungo nel futuro, e il consenso tributato all'edizione dell'anno scorso significa che praticamente i cittadini castrovillari questa manifestazione l'avevano amata, l'avevano gradita, l'hanno vista nascere, e praticamente sembrava proprio che l'edizione dell'anno scorso fosse la naturale, diciamo così, manifestazione venuta dopo l'anno precedente. Per cui è con grande piacere che abbiamo raccolto l'idea di organizzare anche l'edizione di quest'anno,
Fra altre cose, questo mi riempie d'orgoglio come presidente della Provoto, perché questa amministrazione comunale sta seguendo praticamente quello che noi avevamo sperato da sempre, quello che la Provoco di Castrovillari in particolare diventasse praticamente il braccio tecnico di un'amministrazione comunale che è conscia di avere sul territorio una struttura in grado di fare queste cose. Non lo dico per autoflagellare, la Provoco di Castrovillari è considerata una Provoco di eccellenza, non perché ce lo diciamo da soli, ma perché in campo nazionale la Provoco di Castrovillari ha una sua valenza su tutto il territorio nazionale. Nello stesso tempo, per quanto riguarda la realizzazione di questi eventi, abbiamo dimostrato in oltre 50 anni di attività di saperli fare, di farli bene, sono tutti eventi riusciti, la popolazione ci dà gratificazione proprio a significazione che la Provoco di Castrovillari è in grado ed è giusto che insieme all'amministrazione comunale diventi appunto il braccio tecnico nella realizzazione di questi eventi. Grazie. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, e buonasera ai giornalisti, alle televisioni presenti, a tutti i mass media che stanno collaborando con noi e stanno così divulgando quelle che sono le notizie più essenziali di questa manifestazione, non solo dal punto di vista programmatico ma relativamente e rispetto a quello che sono i nostri intenti dal punto di vista organizzativo, insieme alla Provoco e l'amministrazione comunale. Ci corre obbligo ovviamente ringraziare ancora una volta anche l'ufficio stampa della nostra manifestazione, che ormai, voglio dire, a tamburo battente sta cercando di coinvolgere un po' tutte quelle che sono le anime giornalistiche della nostra città. Il nostro obiettivo primario, non v'è dubbio, è quello di aggregare e utilizzare questo grande patrimonio che c'è a Castrovillari come istituzione, sia associativo, come ben diceva il presidente Pappadera, e anche dal punto di vista giornalistico. Ormai, voglio dire, giornalisti professionisti e non, televisioni in rete, strutture da questo punto di vista anche in web, sono numerosissime. Significa che nella città c'è un'attenzione rispetto a queste attività di un certo livello. Pertanto questo ritengo che sia un grandissimo patrimonio, e riuscire ad aggregare tutte queste forze, poi metterle in campo nelle varie attività che si svolgono durante tutto l'arco dell'anno, e anche per l'amministrazione comunale diventa uno sgravio anche di responsabilità rispetto a quello che avviene nella città, e intervenendo con le singole associazioni in modo anche capillare rispetto a quello che sono le esigenze dirette dell'intera città. Dire che a Castrovillari, come spesso sentiamo, non si fa poco, non si fa nulla, è veramente un'eresia. Entrando nello specifico della manifestazione, ovviamente, quest'anno è un programma un pochettino più ampio. Innanzitutto abbiamo allungato di un giorno, sono aumentati i numeri degli espositori. Perché? Perché in effetti, dopo il successo dell'anno scorso, vedendo circa 2-3 mila persone a sera che frequentavano il centro storico, ovviamente chi ha un po' l'anima del commercio capisce che inizia a essere o una vetrina per quello che è la promozione dei propri prodotti, o anche addirittura la vendita stessa dei prodotti stessi, nonché il discorso di promozione delle associazioni, perché non abbiamo solo attività artigianali e altro, ma abbiamo anche e soprattutto la presenza di molte associazioni che nel tramite di questa manifestazione andranno a promuovere le proprie attività, che siano quelle teatrali, musicali, educative, ambientali e quant'altro. Il programma si articola dal 19 di settembre fino a domenica 22. Inizierà con il concerto di Phil Mama, che è un concerto di blues, una cantante di altissimo livello. Sergio Gimigliani la conosce e la conosce anche bene, quindi garantirà per quello che è la capacità artistica dell'artista stessa, con un concerto importante proprio venerdì di I Trafficanti d'Armonia, che è un concerto che è un gruppo di musica etnica che va in questo momento per la maggiore. Sabato un raduno di folklore, perché era necessario organizzare un raduno folclorico. Noi speravamo, insieme a dire il vero, al sindaco e all'amministrazione, di fare un raduno di gruppi castrovillaresi per dare così anche un messaggio di un senso di cooperazione.
non è stato possibile, speriamo che l'anno prossimo potrà essere possibile, sperando che ci sia da anche da parte nostra più attenzione rispetto a questa cosa. Ma verranno gruppi della Mormanno, il gruppo di Mino Magno, ma il gruppo di San Sosti con la collaborazione dei castrovillari di Castrovillari. Poi concluderà, diciamo, la parte dei concerti, concluderà con un concerto di primo livello, di primo piano, per quello degli Alma Megretta con Raiz, che, come ben sapete, gli addetti ai lavori che si erano divisi adesso si sono riconciliati, quindi anche una proposta artistica importante. C'è una novità: nel pomeriggio alle ore intorno tra le 17 e le 18 ce lo confermeranno, Raiz e gli Alma Megretta faranno una guida all'ascolto, cioè incontreranno gli studenti castrovillaresi per spiegare quali sono le loro ispirazioni, quali sono le loro esperienze nel campo artistico musicale. È una cosa nuova, è una cosa bella, l'avevamo sperimentato con suoni, però voglio dire, adesso lo stiamo riproponendo con artisti più importanti, probabilmente sarà anche un momento aggregativo degli studenti che sicuramente verrà apprezzato. Ovviamente la cornice a questi quattro eventi sarà quella dell'aspetto enogastronomico, artigianale e anche artistico della nostra città. Allora, io ho voluto fortemente Maria Zanone e Franco Pirrena, già assessore di questo comune. Non a caso Franco Pirrera, ma Franco Pirrera è stato un amministratore che ha voluto fortemente questa manifestazione. Lui l'aveva portata a grossi livelli nel 97 e nel 98, se ricordo bene. E quindi io, nel momento in cui, insieme ad Armando Garofalo e a tanti altri amministratori di questa comunità, quando abbiamo pensato l'anno scorso di rivisitare e di promuovere di nuovo questa iniziativa, abbiamo avuto sempre a fianco la professionalità di Franco Pirrera e anche di Maria Zanone. Quindi mi farebbe piacere ascoltare qualche considerazione da parte di Maria Zanone e poi di Franco Pirrera. Io ringrazio l'assessore Digerio per avermi coinvolto già dallo scorso anno a collaborare in questa bellissima iniziativa, fortemente voluta da Franco Pirrera, col quale io lavoro da anni per la promozione del dialetto, per il recupero dell'identità di Castrovillari. Ormai è tardi. È bello, è bellissimo. Sentire dal Presidente della Provincia che le cose del 96 e del 97 ancora si ricordano. Ma è esaltante sentire dalle parole di Mimmo Pappaterra e di Nicola Di Gelo che stiamo pensando al futuro. Amici, questa è la quinta edizione, 91, 96, 97, poi 14 anni di silenzio e di vuoto. Io sono invecchiato in questi 14 anni, il fegato si è fatto a pezzi, però all'improvviso, l'anno scorso, mi hanno chiamato. Quarta edizione di Civitanova, piccolino. Quest'anno quinta edizione di Civitanova, un po' più grande, con tanti difetti, dico io, perché la perfezione non è di questo mondo. Quello che mi esalta di più ancora è la disponibilità. Io l'ho detto l'altra volta, eravamo qui in questa sala, 17-18 associazioni venute qui nel comune, non per chiedere ma per offrire. Mai accaduto una cosa del genere. Sono venute per offrire le loro prestazioni professionali. Quindi, quello che tu hai detto è bellissimo, questa è una cosa esaltante. Quindi poter guardare al futuro con queste possibilità, con queste potenzialità che abbiamo a Castrovillari. Io una cosa però la voglio dire, ho sentito da Nicola la rivitalizzazione, la vivibilità del centro storico. Allora io dico una cosa, voglio fare una provocazione, perché se dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare avanti tutto. Noi nei giri che abbiamo fatto nella Civita per reperire i vasci che ci permette, i catui per farci questa manifestazione,
abbiamo incontrato grande disponibilità, a volte sì, a volte no, che avevano già pensato all'epoca, 14 anni fa, Mimmo, per il lancio della manifestazione, perché non basti i vecchi adepti, le ciotarelle, ma no. Già allora si pensava agli scambi culturali con la Campania, allora ricorreva il centenario della morte di Totò, avevamo pensato nel 98 di fare questi scambi culturali, gastronomici, artistici, artigianali con la Campania, per uscire, poi andare noi lì con i nostri artigiani, con i nostri musicisti, con i nostri... non è stato possibile perché qualcuno non ha voluto e io sono invecchiato. Quindi io da qui voglio lanciare una provocazione, utilizziamo questa edizione, quinta edizione di Civitanova, per dire, io personalmente faccio una proposta alla mia amministrazione comunale, interriamo la vasca che io ho definito maledetta. Sì, per completare un po', a parte questo aspetto provocatorio importante, che in effetti la piazzetta Civitanova era anche il segno di questa, dell'evoluzione di questa manifestazione. E pertanto è una provocazione importante, può per dare anche un messaggio di ristrutturazione al centro storico. Ma nel mio intervento ho dimenticato due aspetti importanti, cioè dell'arte di strada, la prima rassegna per l'arte di strada, che è un'altra attività tra le tantissime che ci sono qui dentro. Io mi scuso ancora se nel momento abbiamo dimenticato qualcuno. Non possiamo però non citare i media partner che stanno collaborando con noi gratuitamente, che sono ABM Report, Rasca Communication, Castroville Rete e Contatto Radio. Avremo una chicca quest'anno, Uietta Banno, che praticamente comunicherà nei vicoletti castrovillaresi tutti gli eventi che verranno realizzati durante le giornate. Ce ne avremo Uietta Banno che andrà nelle stradine a dire quello che avviene durante la giornata grazie all'associazione Corea 2000. E poi tutto il resto è sul programma. Allora onorevole, siamo a 3 giorni dall'inizio, un territorio il nostro ricco, ricco di attività, ricco di cultura. Sì, ricco di cultura, ma soprattutto, come ho detto in conferenza stampa, ricco di un associazionismo straordinario di questa città, perché poter contare da parte delle istituzioni su questa grande forza umana, professionale, di capacità non è cosa da poco conto, è un bagaglio straordinario che a volte ha un valore maggiore a quello economico, però un merito forte all'amministrazione comunale, alla Proloco di Castrovillari che è ancora una volta protagonista di questo evento. Civitanova ormai, io oggi ho lanciato questa proposta, non deve essere solo un momento identitario di rivisitazione o di far rivivere il vecchio borgo antico attraverso una miriade di iniziative, una più bella dell'altra, sfondo culturale, di spettacolo e quant'altro, ma io ho lanciato anche questa idea di accompagnare Civitanova con una grande mostra delle produzioni di qualità e dell'artigianato tipico del nostro territorio, ma non solo, di tutta l'area meridionale, a partire dal Cilento fino all'Aspromonte. Potrebbe diventare Castrovillari, città del parco, potrebbe diventare nell'ambito di Civitanova anche un grande punto di attrazione sotto questo profilo. Io mi auguro che l'amministrazione e gli organizzatori possano raccogliere questa proposta e poterci lavorare per il prossimo anno.